Computex 2015 Taipei, siamo al booth di MSI e qui fra tanti notebook da gioco, dalle prestazioni elevatissime ma anche dai costi non certo contenuti, abbiamo trovato anche questo ultra portatile, ultra economico, sostanzialmente un netbook redivivo. Il formato è da 11,6 pollici con uno schermo che nella versione base è di tipo TN con risoluzione di 1366x768 pixel, ma che opzionalmente può essere sostituito con un IPS da 1920x1080 pixel. E poi più in basso, sulla C-Shell spicca questa tastiera ad isola con tasti molto ben distanziati, una tastiera che permette sicuramente una buona comodità di scrittura. Sul palmrest, ma un po' spostato verso la destra, c'è poi un touchpad con pulsanti di selezione fisici, ma dimensioni veramente rimpicciolite, quindi sicuramente non comodo da utilizzare. Il design prevede materiali ovviamente economici e completamente realizzato in plastica, ma sulla cover c'è questa finitura lucida che dovrebbe renderla un po' più elegante e che allo stesso tempo dovrebbe proteggerla un po' dall'usura e dai raschi, mentre tutto il resto del telaio ha una finitura opaca. Sui lati sono raggruppate le interfacce, sul lato sinistro c'è il plug d'alimentazione, una USB, una uscita video digitale mini HDMI, frontalmente non c'è nulla, e poi sul lato destro abbiamo il foro del microfono, una micro SD, un'altra porta USB e un jack audio. Sul retro notiamo soltanto questa griglia del sistema di raffreddamento, ce n'è un'altra sul fondo e sempre sul fondo anche i fori per gli altoparlanti. Ora, quello che è però interessante è che questo device è totalmente fanless, quindi nonostante queste griglie per la ventilazione c'è un sistema di dissipazione passiva che lo rende totalmente silenzioso e quindi un device perfetto da essere utilizzato dagli studenti in una classe o in una sala di lettura. La dotazione hardware ve la mostro subito, prevede processori Intel Atom Z3735F, quindi Baytrail T Cost Reduction, una piattaforma diffusissima con 2 GB di RAM e 32 o 64 GB di storage allo stato solido. La dotazione è sostanzialmente quella dei tablet Windows che si trovano comunemente in commercio. Il tutto è alimentato da una batteria da 5200 mAh che dovrebbe assicurare una buona autonomia vista la configurazione tecnica. E ultimo dato importante su questo notebook è che viene proposto sia direttamente da MSI col proprio brand, ma anche dalla divisione ODM del produttore taiwanese, e quindi potremmo vederlo sul mercato anche con brand differenti, e infatti qui in fiera l'abbiamo già trovato esposto allo stand di Pipo. Quindi chiudiamo qui questo tuffo nel passato con il netbook MSI S120.